La dottoressa Yolanda Lotta, assessore del comune di Leporano alla cultura, al turismo e allo spettacolo. Una estate leporanese per tutti i gusti, per tutte le sensibilità. Sì, abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di donare alla nostra comunità leporanese, non solo, ma a tutti coloro che arrivano da ogni parte d'Italia, un cartellone ricchissimo. Dopo questo, diciamo, questa pausa che c'è stata, veramente sono 50 appuntamenti che abbracciano tutte le esigenze di tutta la comunità e non solo, ma anche di turisti che arriveranno qui, dove c'è cultura, spettacolo, enogastronomia, sport, animazione per bambini. Sono 50 appuntamenti. Inizieremo il 17 di luglio con domenica con Capurro Napoli Incanto e termineremo il 25 di settembre con Satirio per l'archeologia. Una tradizione che fa parte della storia di Leporano. Non c'è Leporano se non c'è l'estate leporanese e viceversa. Sì, l'estate leporanese nasce con Yolanda Lotta circa 30 anni fa e sono ancora qua. Dico. Cantava Vasco Rossi e siamo ancora qua. Siamo ancora qua. E già. E sono contenta di poter dare alla nostra comunità una rassegna estiva così ricca, ma non è soltanto la rassegna estiva, ma tutto ciò che c'è dietro. Ringrazio a tutte le forze del grandissimo lavoro degli uffici tecnici, delle associazioni, di tutti, perché chiaramente ora per mettere in piedi, peraltro in tempi risicati, subito dopo la vostra proclamazione degli eletti, mettere in piedi un cartellone di qualità in tempi, ripeto, brevissimi, non è stata cosa semplice. Sì, abbiamo voluto proprio far sì che in corsa abbiamo dato alla nostra comunità questo cartellone, un cartellone veramente forte, un cartellone dove ci sono questi 50 appuntamenti, dove c'è il coinvolgimento di tutti, anche gli uffici della Protezione Civile, Polizia Municipale, la sicurezza e poi tutti nel rispetto anti-Covid, che sicuramente, voglio dire, Le normative saranno applicate e tutto questo, veramente vi dico, restate qui a Leporano che non ve ne pentirete.